paesaggi, tutti i paesaggi, sono il risultato dell'incontro tra la natura dei luoghi, la storia dell'uomo e la percezione dell'uomo, la cultura dell'uomo che racconta di questi paesaggi. Nella Valle dei Templi abbiamo citato Goethe, che è sicuramente importante, ma pensate anche a Pirandello, naturalmente, no? Come hanno raccontato questo paesaggio e come questo paesaggio sia entrato anche attraverso loro nella nostra mente, nei nostri cuori. Poi c'è la storia, l'archeologia lo dimostra benissimo, i templi sono greci, la torre del barone è di epoca del Cinquecento, quindi di epoca rinascimentale, ma troviamo anche chiese bizantine, resti paleolitici, quindi andiamo ancora più indietro nel tempo. E poi c'è la natura si può mostrare o attraverso, sintetizzo come si dice, si può mostrare o attraverso le rocce, facilmente, e queste rocce di tufo, le calcareniti che sono alle mie spalle, si intravede che sono stati utilizzati per fare muretti, ma sono naturali, fanno parte della geologia naturale del posto e sono quelli che hanno poi consentito di creare i templi, il loro colore giallo che quando c'è il tramonto diventa rosso, anche qui si sono aperte pagine meravigliose di letteratura e di pittura su questi luoghi. E poi ci sono gli alberi a dimostrare la diversità, i grandi alberi alle mie spalle sono eucalipti, 200 anni fa non si conoscevano, non c'erano. E poi ci sono agavi e fico d'India che sono americani, e ci sono naturalmente gli olivi che sono invece europei per definizione, e qua vicino nella valle ci sono in coltivazione gli agrumi che sono invece asiatici. Tutta questa diversità insieme, storica e naturale, è la grandezza del Mediterraneo. Tenere insieme questa diversità è la grande scommessa anche del futuro. Le tracce della storia sono tantissime e spesso anche poco visibili. Questa per esempio è una chiesetta bizantina, quindi tardo medievale, era una grotta, un'apertura interna porta, chiamiamolo un piano superiore, costituito da quel che resta dei due tombe dell'età del ferro. Poi è sempre stata utilizzata come chiesa, prima gli eremiti, poi fino al 1960 ha anche avuto un nome, Santa Maria delle Tortorelle, un nome pieno di poesia, ma che fa pensare anche appunto a questa fauna, a questi uccelli che usavano questa chiesa. È uno dei aspetti più particolari, in vista un recupero, in vista una valorizzazione. È la testimonianza davvero come appena si apre un muro, si scava per terra, questo territorio offre straordinarie opportunità.